Primark Haul. Questa haul sarà tutta veronese, finalmente ha aperto Primark anche qui da quest'estate, per cui ce l'ho praticamente attaccato a casa e sono contentissima. Sono riuscita in questi mesi a capire cosa vale la pena comprare e cosa no. Infatti nei giri che faccio, sì e no compro un capo, a volte due, il più sì e no esco addirittura a mani vuote, cosa incredibile perché non avrei mai pensato che da Primark si potesse uscire a mani vuote, ma insomma io credo che dopo un po' di giri che fate capite che cosa si può comprare e cosa è meglio evitare, proprio per qualità parlo. Però i pigiami, ragazze, e le calze dovete assolutamente provarle. Secondo me sono da comprare ad occhi chiusi, tant'è che Oisho credo che non mi vedrà mai più. Qualità, nulla da dire, Oisho è il top, però anche i prezzi sono davvero lievitati tantissimo in questi anni. In più sapete che io sono focalizzata sulle cose pucciose, le cose kawaii, personaggi e quant'altro, per cui da Primark mi posso tranquillamente sfogare, cosa che da Oisho negli ultimi anni sono andati un po' a scemare, nonostante siano sempre carinissimi, molto sì kawaii anche i loro, però qualità prezzo sinceramente preferisco spendere molto ma molto molto meno e magari comprare un pigiamino in più sia per me che per la bambina, approfittando di Primark. Ecco, prima di farvi vedere i miei vi faccio vedere quelli che ho preso per la bambina. Finalmente ho individuato anche la sua taglia, per cui mi posso sfogare tranquillamente, a parte su i disegni, perché quelli li deve scegliere lei, però insomma la girata da Primark con la bimba sicuramente è iper veloce, perché lei si stufa, non so i vostri bambini, ma meno sta nei negozi a provarsi vestitini, scarpine e quant'altro, meglio sta lei e soprattutto io. Lei ha voluto prendere questo set che credo costasse 9 euro, perdonate se non vi dico il prezzo dei pigiamini di Emma perché non ho più lo scontrino, ho fatto un giro a parte. Questi sacchetti che vedete sono stati, insomma, lo shopping che ho fatto è avvenuto in tre tranche differenti. Il primo è questo con il pigiamino, insomma, di Emma, questo con il suo pantalone abbinato, non credo di sbagliare, 9 euro, e anche questo che è stato ed è il suo preferito con l'unicorno. Peccato che non c'era anche per me, altrimenti l'avrei comprato. Il suo pantalone in abbinato è questo. Avete davvero tantissima scelta anche nel reparto bambino, su tutto. Ci sono addirittura anche le ciabattine per loro, i vestiti. Ecco, per quanto riguarda l'abbigliamento non mi sono ancora fidata, fidata nel senso non ho ancora preso niente perché in questo momento non ne avrebbe neanche bisogno, però voglio provare qualcosina anche di, insomma, di abbigliamento per lei per vedere com'è la qualità. Cominciamo finalmente a vedere quello che ho preso per me. Ribadisco, sono andata in due tranche. Qua ho ancora lo scontrino, spero che corrisponda al sacco. Comunque ho preso due pigiami, ma sono una meraviglia, sono una meraviglia. Ma la morbidezza, ragazze, è indescrivibile, indescrivibile. Non lo so, spero che traspaia dalla videocamera, ma sono una nuvola, una coccola, sono davvero stramorbidi. Avete anche, non con lo stesso disegno, ovviamente differente, comunque dei pigiami anche più leggeri. Non guardate me perché io d'inverno potessi andare sotto le coperte con giaccone, credo di avervelo detto in video vecchi, cappello, babbucce, scarpe, guanti, lo farei. Io soffro il freddo in una maniera davvero fuori dal normale, per cui io vado solamente a comprare i pigiami, quelli belli proprio caldi tipo pile. Questo è un set, guardavo se mi dava il prezzo, comunque controlliamo, no, forse c'è ancora, aspettate, c'è ancora l'etichetta, non sto qua a aprirveli completamente, li vedete anche bene se sono piegati, se no farei il video che dura 3 anni. Comunque questo 13 euro, ragazze, il set con mini, il pantalone a tutte le mini piccoline, però ha lo sfondo verde, verde, azzurro Tiffany, non è un verde, è un azzurrino che mi faceva impazzire. E risulta così, vedete? Tra l'altro la cosa che mi piace assai è che ha il polsino anche sul fondo del pantalone, così almeno non ho la paura che salga durante la notte. Il secondo set invece è questo con il coniglietto, diciamo Bugs Bunny, formato baby.
Il pantalone è rosa, sempre con i coniglietti, i fiocchettini, però una cosa che mi sono accorta prima di mostrarvi il pigiama in videocamera è che questo, non me ne ero accorta in negozio, ha il pantalone dritto, vedete, non ha l'elastico. Ha ancora l'etichetta, ho ancora lo scontrino, 28 giorni di tempo per cambiarlo. Mi sta scendendo la lacrimuccia. Adesso ci penso su un attimino e vedo se tornare in negozio, che il pantalone largo, come vi ho detto per quello precedente, mi dà fastidio perché durante la notte mi sale. Cioè me lo trovo tutto aggrovigliato praticamente a livello del ginocchio e non vi dico il fastidio nel letto. Ho preso due stock da tre paia di calze caldissime che trovate sia nel reparto dei pigiami ma soprattutto quando andate verso le casse, che mi hanno invogliato perché sono stramorbide, stracoccolose come i pigiami, costano nulla ragazze, e anche qua H&M mi vedrà più perché solitamente le prendevo lì, ma costano credo 8 o 9 euro di due paia, tra l'altro, qua 3 euro di 3, cioè vogliamo parlarne. Controllavo, sì, 3 euro e 3 euro, comunque il primo set è questo. La versione è con le righine, tutta rosa e con le righe un po' più larghe, morbidissime. Il secondo invece ha questi colori che avevo preso apposta ad abbinare anche con i pigiami, tutto grigio, tutto rosa, e questo a pois, 3 euro a confezione. Invece ho preso queste calzine antiscivolo di Hello Kitty, sempre nel reparto, no, non era nel reparto pigiami, a Verona abbiamo due piani, sopra hanno i pigiami, l'uomo e il bambino, sotto invece ci sono gli accessori, le scarpe, le ciabatte e anche queste calzine antiscivolo, per cui le ho trovato nel reparto sotto, e queste vengono 3,50 euro, sì, c'è anche scritto qua tra l'altro, grigie, modello insomma calza, però sono un po' più rifinite con l'elastico proprio sulla caviglia, e sotto appunto hanno le scrittine gommate in modo tale che non scivoliate. Passando al secondo sacchetto, invece più piccolo ma come potete vedere è bello pieno anche lui, ho fatto scorta di questi dischettini per il viso, dischetti insomma per il viso, mani, insomma dopo dipende per cosa li utilizzate, che sono ben 120 per 75 centesimi. Qua credo che tradirò invece Lidl, solitamente li prendevo là, credo di non sbagliare, 90 centesimi o 99 per 100 dischetti, eventualmente scrivetemi se ho sbagliato qualcosa, ma costano sicuramente meno questi di Primark, ne ho prese tre confezioni. Poi ho preso, qua ne mancano due perché le ho già usate ragazze, in questo caso non sono riuscita a tenere lì le magliette perché mi servivano. Una è questa, sono le classiche magliette della salute, magliette da sotto, non so come le chiamate, comunque t-shirt semplicissime, a manica lunga però, in 100% cotone. Ne ho presa una bianca, una nera che è in lavatrice e una grigia che è qua, costano 4 euro, cioè neanche The Zenis credo che abbia dei prezzi del genere, semplicissime, ribadisco, da mettere come sottogiacca, io li porto anche sotto i maglioni, insomma hanno tantissimi utilizzi. Comodissime, ribadisco, 100% cotone se non sbaglio, stretch, comunque 4 euro ragazze, direi che si poteva strafare. Ne ho presa insomma tre colori diversi a campione perché non le avevo mai provate, direi che valgono la pena. Poi ho preso la prima volta, perché i pigiami che vi ho fatto vedere adesso li ho presi nella seconda tranche, nella prima tranche avevo fatto questi acquisti. Queste invece sono, sì, più ciabatte, vedete che sono più pelusciose, sempre di Hello Kitty, ecco, magari così sono più visibili, vi faccio vedere la differenza. Questa è più tipo calzino, nonostante sia caldo, questa è più ciabatta, però ho preso anche la ciabatta, anzi ringrazio la mia collega perché me le ha prese lei, in realtà io ero andata e non trovavo la taglia, eccole qua, vi faccio vedere lo stock insomma di ciabattine e calzine di Hello Kitty che ho preso a 7 euro. C'erano anche quelle con gli unicorni, poi non so che altri pupazzi, ma io mi sono, sono sempre proiettata su Hello Kitty e insomma, è nel mio cuore. Comunque, l'ennesima ciabattina barra calzina, 4,50 euro, morbidissime. Poi un altro pigiama, e questo è il primo che ho preso,
Ve lo faccio vedere piegato, ma l'ho già indossato. Ecco perché sono andata a fare scorta di altri due. Lavato, è perfetto, morbidissimo, veste benissimo. Insomma, cosa dire, è stupendo anche lui. In questo caso ho scelto quello di Topolino. Grigio, sempre tipo pile, leggermente più leggero rispetto agli altri, ma perché il materiale è un po' più fine. E questo ha sì l'elastico in fondo. Credo, ma sono quasi certa di aver pagato 13 euro anche lui. Vale la pena comprare i pigiami, ribadisco. Ho preso anche un, chiamiamolo maglioncino, nonostante sia 100% poliestere. Ho scelto questo perché era uno dei pochi che riuscivo a toccare, e il più sono davvero troppo sintetici, non, insomma, non mi piacevano nemmeno toccarli al tatto, però questo mi è piaciuto sia indossandolo, soprattutto anche per la particolarità della manica, vedete scende proprio a campana, molto molto carino, davvero molto carino. E questo l'ho pagato, cioè 12 euro ragazze, non dico altro. Poi ho preso un altro maglioncino, aspettate perché non me le ricordo nemmeno io. Ah, questo sta divinamente, questo è bellissimo. Collettino tipo lupetto, queste rouge sulla parte davanti, sono un po' fissata con le rouge quest'anno, anzi da quest'estate, sono un po' in fissa. Aspettate che mi fermo così lo vedete, non so dove mettermi perché si schiarisce. Comunque, allora la manica che anche lei finisce con la rouge, è fatto così, perdonatemi, si sta schiarendo, ecco, vedete, questi volant vanno praticamente a diminuire una volta che scendono verso la vita. Veste benissimo, super stretch anche lui. A me piace anche portato sotto delle giacche perché è bello slim. E questo idem, ha pagato anche lui 12 euro. Terminando ragazze, poi davvero ho finito, ho comprato solo un pennello, solo uno, mi piaceva molto la forma, tipo da blush, 4 euro, lo potete vedere, non è neanche particolarmente grande, cioè lungo. Quelli di Primark ve li straconsiglio, io ho comprato 2 o 3 set in totale, sono uno meglio dell'altro, davvero sono pennelli top, valgono tutto quello che costano, assolutamente che costano, tra virgolette. Concludendo ragazze, pigiami e credo anche le calze, devo ancora lavarle, ma insomma credo che siamo lì come qualità, sono super approvati. L'abbigliamento ogni tanto riesco a spulciare forse uno, due capi, ma bisogna avere occhio secondo me, perché alcune cose toccatele, guardate anche il materiale, perché una volta lavate non vorrei che rimaneste un po' a bocca asciutta. Sono riuscita secondo me a focalizzare le cose giuste, però sono intanto molto contenta di essere riuscita a trovare questo super reparto pigiamoso, kawaii puccioso, che a me fa sognare ogni volta, mi verrebbe da comprarne uno perché sono stupendi. E sapete anche cosa voglio tornare a prendere? Le vestaglie. Hanno due vestaglie sempre tipo pile, belle calde, lunghe, che mi hanno conquistata, per cui credo che il prossimo acquisto che farò sarà quello. Invece mediterò se andare a cambiare, ma credo di sì, il pigiama con il coniglietto che vi ho fatto vedere, perché non sopporto il pantalone con il finale dritto, perché me lo ritrovo alle orecchie. Basta ragazze, concludo qua, aspetto i vostri commenti, un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!